Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Sono stato catapultato all'interno di questa partita che è già iniziata, per cui non ho tempo di fare un'introduzione vera e propria. Vi basti sapere che in questo video userò Widowmaker e farò cagare molto probabilmente, perché non sono bravo ad usarla. Vediamo cosa riesco a fare. Quello era un headshot però a casa mia, Allora, Widowmaker ha la granata. Ok, quella lì. Ha la granata per avvelenare la gente, infatti quella l'ho appena attivata, folla. Riesco a fare qualcosa? Qualcuno mi cura, per favore? No? Facciamo andare il carico. Niente, è impossibile colpire la gente con questa tipa. Ok, buono, prima kill, buono. E niente, poi mi sono andato ad incastrare. Allora, vi ricordo di lasciare intanto un bel mi piace se la serie che sto portando sui vari campioni eroi di Overwatch vi sta piacendo. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Widowmaker come campione, sia quando lo usate sia quando ve lo trovate contro, e magari datemi anche dei consigli su come usarlo al meglio. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Vabbè, però. Bene tutto, eh. Via. Concentratevi a tenere il carico immobile. Non muore. Ah, da dietro è arrivata Fara. Perfetto. Oh, si è uccisa con il suo stesso razzo, molto probabilmente. Sì, si è uccisa con il suo stesso razzo, vedrai. Ok, andiamo avanti. Ah, qualcuno ha attivato la mia trappola Siamo in velenosa. minaccia. Però sono morti comunque tutti. Con lei bisognerebbe tipo cercare di andare in alto e colpire dall'altro la gente, no? Appunto. Mannaggia lui. Solo che mi vedono. Vai, voilà. Nessuno sfugge al mio sguardo. Vabbè. Vabbè. Vabbè, parte 2. Io l'ho colpita lei, ma non è morta. Ok. Dove è passato quel colpo? Dalla sopra? Ah, eccolo là invece, quello doveva fare. Widowmaker contro Pharah. In teoria dovrei essere avvantaggiato io, perché con un headshot la uccido, però valuta a fare un headshot ad una Pharah che vola in giro. Stavolta farò sul Non è proprio serio. semplicissimo. Ora andiamo a metterci noi là sopra. Oh. E vabbè, ma dai. Vabbè, ma che sfiga però. Cioè, vado sopra nel posto dove si mettono tutte le Widowmaker del mondo e mi trovo Junkrat, che è appena arrivato. E ovviamente non posso fargli nulla, perché vai te a colpire un Junkrat in quel modo lì. Attenzione a quel Ma in nemico. generale io non sono bravo a fargli headshot in questo gioco. Zero proprio. Quindi, capitemi se faccio cagare. Non è colpa mia. Lo ammetto. Fateli secchi. Dai, forza, bravo. Esci, metti fuori la testolina. Niente. Buono. Sottomettiti al mio volere. Muovo insieme al carico. Dai, quello l'avevo colpito. Vabbè, poi mi colpiscono. Niente. Muore, arriva, mi ammazza. Allora, è difficilissimo usare per me Widowmaker. Non sono bravo a mirare in un MOBA di questo tipo. Cioè, mettimi su Halo ad usare il cecchino ed è già molto meglio. Qui, davvero, cioè. Fammi usare Hanzo che spara le frecce a caso e comunque qualcosa colpisce. Con lei è un po' più difficile fare qualcosa. Molto più difficile. E poi sono andato pure su.
sul lato sbagliato. Mannaggia me. Dio nel mio. Come scusa? Muoio? Muoio così. Bene. Quello invece è un po' più. No, dai, stavo per andarmi, non ho sbagliato. Niente, ragazzi, qui vi sto mostrando tutta la mia anabbanza. Tutta la mia anabbanza. Qui ovviamente avevo già capito che lui sarebbe arrivato qua. E non sono riuscito comunque ad andarmene. Widowmaker è il mio anticampione di Overwatch 2. Cioè, non riesco proprio ad usarlo. Guarda lì. Guarda lì, la gente fa headshot a caso. Io ci metto 3 anni per colpire qualcuno e poi non lo colpisco nemmeno. Arriva su? Boh, io metto una trappola in caso arrivi. Ah, è andato là dietro addirittura. Boh, va bene. Quello per me era un altro headshot, ma dettagli. Niente da fare. Niente ragazzi, state vedendo davvero la mia totale inabilità nell'usare un campione. La mia totale inabilità nel mirare. Però d'altronde io continuo a sostenere gli headshot in questo gioco fatti con i colpi singoli è culo totale. Cioè devi sparare dove va qualcuno sperando che vada lì. La testa tra l'altro dei campioni è piccolissima. È molto difficile da individuare. C'è anche lì boh. Guarda un po' te, ma ti sembra normale? Ma adesso sparano in continuazione. Arriva la palla di quella tipa che fa un bordello di danno. Lusso magari potrebbe curarmi, che credi, no? Overrated, curare la gente. Niente. Dai, persa questa prima partita con Widowmaker. Non penso che lo rimpiangerò molto. Dato che faccio cagare con questo champion. Anzi, con questo eroe, chiamiamolo come si deve. E guardiamo la partita, l'azione migliore della partita di Junkrat. Cos'è? Quando avevo capito era. No, che erano. Quando avevano iniziato loro. Qua io manco c'ero. Qua io manco ero ancora entrato in game. Ha ammazzato 3 persone, dai, bravo. Bene, dai. A questo punto andiamo subito a fare la seconda partita con Widowmaker. Partita trovata. Andiamo di nuovo con la nostra Widowmaker. Ah, 2 cecchini, Hanzo e Widowmaker. Mi dispiace ragazzi, o Hanzo è un pro assoluto oppure voi perderete questa partita. Io l'ho detto e andiamo a giocarla. Guardiamo anche le sue abilità a questo punto. Bacio della vedova, fucile automatico d'assalto. Tieni premuto il tasto destro per attivare la modalità di precisione. Ultra visore termico permette alla tua squadra di visualizzare la posizione del nemico, altresì detto wall hack. Poi abilità rampino. Lancia un rampino per raggiungere una sporgenza e lancia una trappola velenosa. Molto semplice nelle meccaniche, tutta la difficoltà di questo campione sta nel fare headshot. Mirare alla gente e fare headshot. Ok, dai, vediamo cosa si riesce a fare in questa partita. Vediamo dove si mettono loro. Eccoli che arrivano. Allora. Tra l'altro quando miri la testa ti esce anche il... come piantare un albero in un vulcano. Ti esce anche una sorta di quadratino. Va bene. Sul mirino proprio per farti capire, no? Oh, guarda che hai mirato la testa, bravo. Ok, un colpo glielo ho tirato, eccolo là. Il carico avanza come previsto. Ehi, sono Kiriko. Buono. Ottimo. Dovrei usare anche la mia roba qui di veleno. Mettiamola giù. Oh, anche questo ragazzo è culo, eh. Cioè non è che... Non pensate che sia bravura sta roba. Mi serve una cura da qualche parte. Lì ci saranno cure. Mi serve assistenza.
Quali pure qua, ragazzi. Mi servono pure. Niente, cosa vuoi farci quando ti si pone davanti un Rodog? Comunque sono top damage del team, non pensavo di poterlo mai dire giocando Widowmaker. Però, dopo la prima azione, sono top damage del team. Cos'è che mi ha tenuto in vita così tanto? Ah, Kiriko probabilmente con la E, penso. Perché credevo di morire. Loro non mi hanno colpito per 3000 volte, 3000 secondi, oppure è stato Kiriko. Grande. E va bene, poi. Preso. Dai, erano morti tutti quelli del mio team quando ho attivato la ultimate. Niente, mi sono bruciato un sacco di assist perché la gente è morta. E qualcuno di noi ha abbandonato. Bene. Interessante. Magari riusciamo a vincere ora. L'ho visto. Boh, ragazzi, cioè, non prendo mai nessuno. Questa cazzo di campione. Quella l'ho presa. Presa di nuovo. Ma non faccio danno. Oh, muori. Crepa pure tu, basta. Hai rotto le palle. Metti fuori la testolina. Buono. Qualcuno porti avanti il carro però, ragazzi. Andiamo di qua. Visto? Forse non mi ha visto. Ma sì che mi ha visto, ma sì che mi ha visto. Ma chi voglio prendere in giro? Torniamo qui dentro che mi curo, va. Grazie. Oh, finalmente ha morto qualcuno. Crepa. Sono nata per questo. Ah, di poco non l'ho presa là. Scordate il carico con me. Via, 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 via. Fatemi grazie. Curare, grazie. Dov'è che si sicura qua? Bene. Perfetto. Vai! Qualcuno vuole portare il carico con me? Il carico ha raggiunto il 100%. Guarda la testolina. Mii, che botta! Via. Tocca curarsi un secondo. E che è la cura? Il carico è in viaggio. Intanto quella sta perdendo tempo per cercare me. Beh, insomma, il carico sta andando. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo usciti finalmente. Sto spostando il carico.
Metti fuori la testolina, Rodog. Buono. Mentre tu con Widowmaker spari ad altezza testa e speri di beccare qualcosa. Tipo quella Widowmaker là in fondo, no? Boom! Qualcuno l'ha uccisa. L'ha tirata via fortissimo qualcuno. Via. Via, 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 via. Ho continuato a fare danno con il veleno, ma va bene. Nessuno sfugge al mio sguardo. Curami, grazie. Ercecchinazzo. Vieni fuori. Mettete fuori la testolina. Brava. Buono. Buono. Ah, peccato. Ho ammazzato ancora Kiriko. Oh raga, ma che danni sto facendo? Dai, non me la sto cavando malaccio. Me la sto cavando, sì, per niente male. Sia. Questa volta. La prima me. Dove arriva Reaper? Allora ti piaccio davvero. Che precisione cosa? Che faccio cacare proprio con la precisione. Circuiti adattivi attivati. Meglio. Perché non è stato colpito quello? Scusatemi. Questo l'ho ammazzato. Presto, il tempo stringe. Nessuno sfugge al mio sguardo. Amo di una lezione. Grande? Grande. Buono. Abbiamo vinto. Raga, che fatica però giocare Widowmaker. Che fatica, sei sempre lì teso perché devi fare l'headshot. Sempre. Oh raga, nel video in cui dicevo di fare schifo con Widowmaker, si becca l'azione, la playoff the game.
Ah, qua che ho ucciso tre persone con tre headshot di fila, mi danno dell'hacker. Siamo pure lui. No, lui no. Ma come, solo due? Ne avevo ucciso solo due, ma sai che play of the game. Certo, probabilmente conta il danno, quindi ha visto che ho fatto tipo un bordello di danni con due headshot di fila. Comunque, andiamo subito a fare l'ultima partita con Widowmaker del video. Eccoci, pronti per l'ultima partita con Widowmaker. Dai, vediamo se riesco ad essere ancora così efficiente facendo abbastanza danni. Vediamo anche se ho delle skin. Oh, la contessa. Eh dai, prendiamoci la contessa, dai, così almeno vediamo una skin diversa. Questa è la Widowmaker di Overwatch 2 con la treccia, che devo dire che non è male come pettinatura, come acconciatura. Quindi sei una, vediamo se Widowmaker ha abbastanza forza da arrivare là in fondo. Boom. Quante volte manchi il bersaglio? Sì, più o meno. Scopriamolo. Manca un po', però magari da qui riesce. Oh, sul c'è sul ferro è andato. Va bene. Andiamo. Tra l'altro tutte e due le abilità di Widowmaker hanno molto cooldown. Sono proprio delle cose da usare così, un po' a random. Dovrebbe averla colpita lei, no? Una sorpresina. Perché non riesco a mirare? Ah, da qui ecco. Dai, quello era un headshot però su Moira. Infame maledetta. Buonanotte. Ho visto che sono più di noi. Niente, non riesco a far nulla. Fragranza letale. Ah, qualcuno è morto. Oh, finalmente Genji crepa. Vai, voilà. Sfugge alla cacciatrice. No, dai. Dai, che palle. Avevo io il wallhack e lui mi ha visto da in culo i lupi. Ma poi ha tirato un colpo a caso e mi ha ucciso, che nervi quando succedono queste cose. C'ero, io che ero grande quanto un decimo di tutto il sumerino, lui ha tirato un colpo e mi ha ammazzato. Va bene. Tiriamo questo un po' a casaccio, vediamo se riesco a prendere qualcosa. No, si è fermato lì. No, no, invece l'ho attivato. Qualcuno l'ha attivato. Buono. Posso proteggervi io. Fuoco a volontà. Da dove? Da dove? Infami. Lucio. Genji. Ah, sarebbe stato bello ucciderlo, però con la ultimate ovviamente è molto più vantaggio lui di noi. E comunque a livello di danni non sta andando marcio, eh. Cioè Genji adesso si è boostato i danni perché aveva usato la ultimate. La trama si infittisce. Altrimenti. La trama si infittisce. Okay, sono pronta a ripartire. Scudo attivo. Dai, Windows Maker, su. Primo round è andato. Non sono riuscito a ammazzare nessuno. Vi rendete conto di quanto abbia fatto cagare in questo round? Ho fatto cagarissimo. È anche vero che nella mappa precedente
c'erano un sacco di punti in cui tu potevi metterti con Widowmaker e sparare quasi indisturbato. In queste mappe qui non molto. Anche qui saranno tutti dentro la casetta, no? È difficile con Widowmaker riuscire ad arrivarci. Cioè, o conosci magari qualche spot un pochettino segreto, oppure... quasi. Dai, provaci tu. Niente. Vediamo qui. Vai. Ah, di poco. Pochissimo davvero. Niente, ho colpita di nuovo ma non era headshot. Va bene. La storia della mia vita, colpita ma non è headshot. Colpo, mi sono preso in faccia. Era Genji. Sono infame. Ore. Capito ragazzina? Io crepa, basta. Tutte le balle avete rotto. Ah, non era quando mira la testa che c'è quel quattrino lì quando carica l'energia al massimo. Ma tu guarda, eh. Ah, crepa. Oh, arriva lui. Oh, crepa. Dai, Shimada, su tu. Ho provato a tirare un colpo a caso sperando di prenderla, ma zero. Tu dovresti crepare, sì. Nessuno sfugge alla cattiva. Dai, porco cane, era un headshot. Mostro. Curami. Curami. Ma dove è arrivato questo Genji? Quanto cioè... Ah, era relativamente vicino in realtà. Ok. Pensavo fosse molto più lontano. Ma mi chiedevo quanta strada ha fatto con la sua abilità. Tantissimo. Allora, usiamolo come modo per andare un po' più veloce questo. Zona interdetta del tipo non va bene, eh. Buono. Questa è FK, via, crepa. Muori pure tu. E vai, vai, sono in serie, vai. No! Anche quello era un bel headshot, eh. Olè. What? What? Ehi, hey, Kiriko, tutto bene? Non so, ti sia Kiriko che sombra uccidermi. Che infame sta Kiriko. A livello di danni però non sto andando niente male. Niente male davvero. Dai, tempo supplementare, non rompete le palle. Se vogliono la guerra, guerra avrà. Ehi, uè, calma. Vabbè, ammazzami pure. Tanto vinto, abbiamo vinto comunque il round. Uno pari, buono. 1-1. Vediamo come va con il secondo. Guardate che danno fa Zarya. Se la stanno cercando. Che danno. Canestro per il buon auspicio? Vai. Niente. Ho beccato il tabellone però. Tu? Mi sembrava andare più vicino prima. Vai. Quasi. Dai, eh. Let's go.
What? Ma lo vedete anche queste cose? Questo lag assurdo che c'è nei server? Allora, andiamo a metterci magari su qualche impalcatura, eh. Via. Muori, grazie. Sì, davvero che fastidio, Genji. Fuori dalle balle. Tu? Dove vuoi andare? Eh? Dove vuoi andare, te? L'ho colpito un'altra volta, eh. Non riesco a fare headshot. Infamelli. Guardalo! Questo mostro. E niente, mi ha ammazzato. Peccato, peccato. Non ho iniziato benissimo questo round. Non ho iniziato molto bene. Però il mio team sta comunque tenendo il punto. Morite, raga, non morite. Ammazzate qualcuno di loro. Altrimenti vuol dire che non si sta mettendo bene se non riuscite ad ammazzare nessuno di loro. Beh, raga, le faccio cacare però, posso dirlo. Posso dirlo che a mirare faccio cacare. Ma guarda, ma poi non li prendo mai. Vabbè, boh. Impossibile, ragazzi. La trappola ancora prima che arrivasse giù me l'hanno distrutta. Niente. Impossibile beccare qualcuno. Oh, finalmente. Boh, Lucio è impossibile beccarlo, cioè ci rinuncio. Nessuno sfugge alla cacciatrice. Oh, crepa. Attivatela, attivatela la mia trappola. Bravi. Via. Via. Niente. Hanno preso loro il punto, peccato. Peccato, peccato. Ma non sto riuscendo a performare bene, eh. Magari dovrei provare a cambiare posizione. Perché da lì. No, da lì non va molto bene. Posso magari andare. Non saprei, sopra qualche altro punto. Tipo là. Da qui riesco a vedere qualcuno, no? Lucio infame. Niente, Genji, impossibile da colpire se non sta fermo. Io che per la disperazione mi butto dentro con Widowmaker e faccio, boh, faccio danno. Oh, lei è fuori uno. Ah, peccato, peccato. Vabbè, quando mi arriva lui per in faccia non mi aspetto di poter vincere, sinceramente. Di poter vincere la battaglia. Però, no, lei non siamo riusciti a prendere il punto. Peccato, Genji ha ucciso anche la nostra Tracer. Arrendersi? Che vuol dire? Stanno vincendo. Stanno riuscendo a vincere. Vai, buon luck, buon luck, buon luck. Sono arrivati ancora Genji e un altro tizio in faccia.
peccato. Guarda lì. Genji Reaper in faccia, è un po' difficile. Va bene, dai. Close one, più o meno. Siamo riusciti comunque ad usare Widowmaker. L'abbiamo usata in maniera non del tutto brutta. Dai, la prima partita sì. La seconda invece l'ho usata in maniera decente. La terza ho fatto un po' cagarino. Però comunque meglio della prima anche qui. Guardate Reaper. Però dai, mi aspettavo molto peggio in realtà. Mi aspettavo molto molto peggio. Quindi, detto ciò, questo video con Widowmaker e in generale con tutti i campioni, gli eroi da danno, finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!